Sono arrivati gli alieni dopo la pandemia, la guerra, ora sono arrivati gli alieni. Beh, vabbè, questi sono degli alieni meno pericolosi, però non da sottovalutare. Sto parlando del granchio blu. Pensate che questo granchio, che è questo qui, che è quello che abbiamo qui, ormai sta invadendo i nostri mari, anzi possiamo considerarlo che già è invaso il nostro mare. È molto aggressivo, come vedete, e si riproduce molto velocemente, tra l'altro. Una volta il Mediterraneo era un mare chiuso, aveva la sua protezione, le sue biodiversità erano protette. Ora purtroppo non è più così ed è soggetto a molte incursioni di pesce cosiddette aliene. I cambiamenti climatici, anche l'uomo con magari le acquacolture hanno contribuito a diffondere delle specie non autoctone, non dei nostri mari, a far sì che comunque i nostri mari diventino invasi dagli alieni, perché usiamo la parola alieni. Pensate che ci sono 240 specie aliene nei nostri mari, che ora sono diventate stabili. Ma dove sono le origini di questo granchio e da dove proviene? Questo granchio viene dall'Oceano Atlantico e si sta diffondendo molto velocemente. All'inizio era solo nel Mediterraneo, in alcune parti dell'Adriatico. Ma vista la sua aggressività e anche perché si riproduce molto velocemente, ormai possiamo definire che è diffuso in tutti i nostri mari. Pensate che questo granchio è tra le 100 specie più invasive dei nostri mari. Cos'ha di particolare questo granchio? È anche molto aggressivo, tant'è che un suo morsicotto è davvero un po' spiacevole. Guardate com'è infatti aggressivo, ce l'abbiamo qua. Vedete com'è forte la presa, delle loro, hanno una presa davvero molto forte. Vedete, quando riescono a prendere una preda non la mollano più. Infatti mi dicevano alcuni pescatori che bisogna stare anche attenti perché c'è stato uno che hanno dovuto tagliarglielo con le tronchesine per toglierlo. Ma allora cosa possiamo fare di questo granchio? Cosa ne facciamo? È buono da mangiare? La risposta è sì, è davvero molto buono. Intanto l'industria alimentare si sta concentrando con delle tecniche per estrarre la sua polpa, perché come vedete ha una polpa molto granchia, nel suo carapace c'è molta polpa. E poi si presta davvero a tanti usi, bollito, al vapore, all'interno delle minestre, nelle salse, nelle zuppe, è davvero molto duttile, lo si può usare in tante maniere, alla griglia. Quindi cosa c'ha di bello questo granchio? Che nonostante sia molto invasivo è anche molto buono. E cosa possiamo fare di questo granchio che ormai lo possiamo definire un immigrato adattato al nostro ecosistema? Sì, lo possiamo definire un immigrato. Allora, sarà molto aggressivo, sarà molto invasivo e come tale dobbiamo adattarci anche noi e quindi lo possiamo portare sulle nostre tavole e consumarlo in abbondanza. Anzi, forse al di più degli astici, perché la sua carne è davvero buona. Diamoci da fare, mangiamolo e in questo modo possiamo contribuire sia al nostro gusto che alla salvaguardia della biodiversità dei nostri mari. Quindi buon appetito e in questo caso è davvero un viaggio su Marte, perché lui è un alieno e davvero questo video è un viaggio su Marte. Ciao e buon appetito!